Ciao ragazzi, benvenuti in gara malate numero 195. Iniziamo subito con una gara con questi carciofi qua di macchina, ragazzi. Purtroppo, come ben sapete, io ho benissimo la Fanto personalizzata, però il gioco non mi dava da utilizzare la macchina personalizzata. Come al solito, nessuno butta fuori Beastard apposta. Questo qui, ragazzi, che non si dica mai. Iniziamo subito in ultima posizione a fare uno dei miei soliti recuperi. Adesso se vi prendo, vara, già uno recuperato. Olè! Siamo terzi e siamo primi! Siamo primi! Scusate, provate a dirlo anche voi, urlatelo! Beastard è primo, forse? Qualcuno ha detto che sono primo? No, eh? Forse sono primo, guardali, sono ancora tutti laggiù che corno, guardali! Vi sta solo bene, maledetti bastardi! Fantastico! Non mi pare di aver fatto... Sì! Ho mai fatto, ragazzi, una spirale con la Fanto? Mi sembra muy difficile, eh? Oh! Vai così agli 800 all'ora! Vai! Dai, sì! Oh là! Peccato che non si può utilizzare la Fanto personalizzata. Se potevo utilizzare la mia era una cosa... Spettacolo! Guarda che roba! Sì, sono atterrato anche qua. E andiamo... Ah, tanto ci sono due giri. Ci sono due giri! E incominciamo subito così a comandare. Anzi, spero. Ragazzi, lasciate subito un like, un commento. Lasciate subito qualsiasi cosa. Eccoci qua, passiamo sulla destra. Oh, c'ho il pedone. E noi siamo già volati qua. Oh, come mi è piaciuta, ragazzi, questa rimonta epocale. E adesso qua il secondo giro a Del Perro. Sono troppo divertenti le gare con queste macchinette qua. Sono una cosa fantastica. Guarda là in alto la gente che vola. Fantastico. Adesso non c'è più nessuno qua. Ma ho dovuto prendere quella che mangiava lo zucchero filato, no? Ma vi pare? Adesso tutti spostati. Non ci voglio credere. Sempre ste persone qua in mezzo. E suono anche il clacson. Perché adesso ho un clacson diverso da prima? Adesso non c'è nessuno? Occhio a questo. Sempre le donne. Sempre in mezzo, Vara. Perché non è... Perché? Mi hanno raggiunto tutti quanti, ragazzi. Sono secondo? Dov'è il primo? Dai, mettiti in carena. Avanti. Come ha fatto a non saltare? Dai, avanti. Dai, ci aiuto giocatori in coda. Maledetti bastardi. Dai, ma mi tocca perdere per l'aiuto giocatori in coda. Pazzesco. Pazzesco. Dai, dai. Siamo ultimi, ragazzi. Però per fortuna che davanti di me c'è un'altra macchinetta, quindi li possiamo prendere la scia. Sempre se mi avvicino. Non ci arriverò mai. E spostatevi in mezzo. Aiola. Vedete che ce l'abbiamo fatta senza prendere nemmeno la scia. Siamo sul gradino del podio. Vabbè, siamo in pochi. Però mangiarsi così una prima posizione per sti cavolo di aiuti inutili, vara, è una cosa incredibile. Oh. Ah! Perfetto, grazie per avermi girato. Yeah, giù a cannone, giù a cannone. C'è il primo e il secondo qua. Guarda come prendo le scie. Guarda come li sorpassa. Porca vacca, sono secondo. Dai ragazzi. Dai. Dai che li prendiamo la scia, sto maledetto. Dai.
E il Sasso. E il Sasso, no? Non ci credo. Il Sasso mi ha rovinato tutto, no? Non ha rovinato tutto il Sasso, però alla fine potevo giocarmela veramente molto, molto attaccato al primo. Maledetto Sasso, maledetto Sasso. Dai, 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 dai. Bravo, prendi le persone, prendi le persone. No, l'ho lisciato. Ah, così ragazzi si perde la prima posizione. Ed eccoci qui nella seconda gara con la massacro da gara. Alla mia destra vedo una Dinka, poi ho visto anche una LG. E si parte col turbo. Da quanto tempo è? Guardalo, guardalo sto bastardo. E levati. Dai, levati, sparisci, Ola. Non so io sta gente, ma cosa vuole fare? Ogni gara così. Adesso li uccidiamo tutti. Guarda anche questo bastardo fuori dalle scatole. Da quanto tempo è, ragazzi, che non faccio una gara con la massacro, con una macchina sportiva? Perché finora tutte le gare non era possibile mettere macchine sportive, erano solamente super. Allora, volevo ben prendere la mia Sultan ipermodificata, però in confronto, bravo, vola giù di là, in confronto a una massacro da gara, la mia Sultan, anche se ipermodificata, come prestazioni è inferiore. Quindi diciamo che sono voluto andare abbastanza sul sicuro, scegliendo appunto quest'auto qui, molto più veloce, molto più veloce, ecco. Il drago! L'avete visto anche voi che c'è un drago? Dove cavolo? Ma sì, dentro l'edificio! Sì, dentro subito! Guarda che roba! Ma che cavolo di edificio è quello? Ma sono uscito così in mezzo... Ma come cavolo? In mezzo così sull'asfalto, dentro l'asfalto sono uscito. Guarda anche quello. Ma dai, che spettacolo! Il drago di Los Santos. Il drago di Los Santos, ragazzi, abbiamo trovato. Vai giù così, due giri anche qua in questa gara, eccola. Se non ero già primo. Io mi frego sempre con il secondo giro, ragazzi. Ormai lo sapete. Se facessi le gare a un giro, cavolo, primo, 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 primo. Quello è col secondo giro. Incomincio poi a incartarmi come non so che cosa. E perdo un po' di vantaggio. Guarda lì però il secondo, sta guidando abbastanza bene, eh. Quindi dobbiamo, devo dare il meglio di me qua. Vai massacro. Quasi quasi, sapete ragazzi, mi vado a modificare una massacro da gara e la metto nel mio garage, perché se devo fare queste gare con le sportive ho soltanto la Sultan. Avrei anche l'LG modificata, però l'LG sapete benissimo che è abbastanza incontrollabile. Ed eccoci di nuovo qua al drago. Cioè, l'avete visto? L'avete visto che spettacolo? Allora qua vai dritto. No, storto. Non cadere. Vai così, vai così, vai così. Bello, 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 cavolo. E risaliamo in mezzo così, ragazzi. Oh, cioè, avete visto? Oh, girati. Cadi. Via, via, via. Guardalo, guardalo quello. Com'è uscito fuori così dall'asfalto. Via, 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 cavolo, ho perso secondi preziosi là. Beh, il traguardo è là. Cioè, devono proprio bucarmi le gomme per perdere. E andiamo in prima posizione. Ed eccoci arrivati alla terza e ultima gara di oggi sulle BMX. Quindi c'è già da fare un cavolo di wall ride. Andate pure tutti avanti, perfetto. Vai, vai, schiantatevi. Bravissimi, così vi voglio.
Dai, Bistard, che tu ce la fai a fare i wall ride con le bici? No! Non ci credo. Cosa mi sono mangiato, ragazzi? Cosa mi sono mangiato? Già i primi partecipanti abbandonano. Guardate che roba. Purtroppo in questo episodio le persone non entravano. Una cosa abbastanza sconcertante. Ah, qui hanno messo questi per non far passare le persone. E mi sembra più che giusto. Io pensavo invece di riuscire a saltarle. Invece sto sbagliando continuamente. Oh, eccoci qua, finalmente. Siamo secondi, ragazzi. Secondi, attenzione, una spirale questa qui, ragazzi, l'avevo già fatta. Sì, fatto. Siamo primi, attenzione, primi. Anche se ho perso tantissimo tempo. Vai, 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 salto. Ah no, non dovevo saltare, fantastico. Vai, 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 così, vai, occio. Hop. Giù di qua. Entro dentro? No. Vabbè, respawniamo. Vedete, dovevo assolutamente entrare. Ciao bello. Ciao bello, io sono dentro l'edificio. Vediamo se quello lì prima o poi capirà che dovrà respawnare. Vai di next. Vai di next. Fantastico. E adesso? Checkpoint. Ah, è fuori, cavolo. Quindi altro respawn fortunato così fuori. Hop. E adesso si va con l'altro mega wall ride. Pedala, 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 pedala. Come faccio? Eccoci. 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 Siamo primi anche qua. L'episodio di oggi si conclude qua. Spero che le gare vi siano piaciute. Quasi il tris di vittorie. Veramente una sfortuna assurda. Nella prima gara arriviamo a 25.000 like. Commentate, condividete. In descrizione Instagram, Facebook. Qua da Bistard è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video.